viaggio di Backdoor Podcast verso la nazionale di basket inizia qui. Seguire. Abbiamo la firma. Falla vedere anche io, qua. E anche io ce l'ho. E anche tu, tutte e due. Tante aspettative, un po' di pressione, è giusto su una squadra che ha talento e ha ambizione. Ma ci sono sempre state intorno a questa nazionale, credo che sia anche normale nel momento in cui tu vesti la maglia della tua nazione, è normale avere delle aspettative, avere delle pressioni, se non altro da te stesso. C'è aspettativa perché comunque l'anno scorso siamo andati molto vicini a un risultato importante, la voglia di far bene c'è e adesso insomma abbiamo queste settimane di preparazione per cercare di essere il più solidi possibili agli europei. C'è un nuovo coach praticamente, perché l'anno scorso abbiamo solo assaggiato il credo di coach Messina, adesso abbiamo un po' più di tempo per assimilare la sua filosofia, e quindi adesso è il momento di creare il gruppo, mettere le basi, e mettere benzina anche. Quanto ti stimola questa avventura con la nazionale dopo un infortunio del genere? Molto, un'occasione per prima di tutto tornare ad allenarsi, tornare sul campo, le sensazioni sono buone e poi c'è un evento importante davanti a noi e vediamo di lavorare duro e qualunque sia la squadra che sia competitiva e che sia battagliera. Fisicamente come ti senti e soprattutto magari psicologicamente dovendo rientrare? Fisicamente molto bene, psicologicamente pure, non vedo differenze dal Daniel che è stato in passato. L'unica piccola cosa è ritrovare il ritmo partita, ritrovare gli angoli, ritrovare un po' il tatto con la palla che è mancato da un po', però sto bene insomma. Anche Ricky nella Wall of Fame. Penso che ci sia molta voglia, soprattutto ripensando all'anno scorso e agli anni scorsi. Ho visto già allenamenti, penso, migliori dal punto di vista dell'intensità, anche della concentrazione sulle regole che ci vengono date e quindi penso che siamo molto più motivati. Messina ha un curriculum ovviamente incredibile, quindi devo stare sul pezzo giorno dopo giorno per riuscire a trarre tutti i piccoli consigli che posso riuscire ad ascoltare da Ettore tutti i giorni. Los Angeles, nuova avventura, completamente un contesto nuovo, Riversa ti ha voluto, è stata una delle chiavi. Come commenti la tua estate e quali sono le tue aspettative per il futuro? Ma è stata un'estate nuova per me perché non sono mai stato free agent e quindi è stato molto interessante affrontare questa nuova situazione. Sono contento di Los Angeles, hanno dimostrato insomma tantissimo interesse già ormai da qualche anno e quindi insomma, non vedo l'ora di cominciare. Sarà sicuramente a Ovest, diventa ogni anno più difficile, quest'anno particolarmente è un campionato incredibile, è diverso da Est, quindi sarà ancora più difficile. Fine dell'avventura con l'Olympiacos, ne inizia un'altra molto importante con un altro allenatore di livello. Cosa pensi di questa? Quali sono le tue aspirazioni? Peccato per come è andato in Grecia, sinceramente mi aspettavo un finale diverso, mi aspettavo un'altra opportunità di vestire quella casacca, però le cose sono andate così e non c'è problema. Adesso ho un bellissimo nuovo capitolo con il Bamberg, con Coach Trinchieri ed una società che è in grande ascesa in Europa, che gioca una buona pallacanestro. Sono contento di aver firmato questo contratto e di trascorrere i prossimi 2 anni con loro.
Bamberg lascio un posto molto speciale, un posto che avrà sempre come dire, un angolo particolare nel mio cuore, un angolo molto grande. E a Istanbul spero di trovare un altro tipo di realtà, una realtà altrettanto speciale, con obiettivi più grandi e con possibilmente soddisfazioni massime in Europa. Maglia della nazionale maggiore è qualcosa di più forte, quindi è un'emozione che bisogna vivere al 100%. Abbiamo parlato del Pilo nella nostra puntata, l'evento con Gigi è andato alla grande, qualche tua emozione di quel momento? È stato incredibile perché io il Pilo ci andavo quando c'erano 10-15 persone al massimo, quindi vederlo pieno, almeno ci saranno state 1500 persone, è stato veramente un'emozione incredibile e spero che nei prossimi anni si possa continuare a fare eventi del genere. Passi da Obradovic a Messina, essere allenati da questi allenatori penso che sia molto molto importante. No, è una fortuna sicuramente avere degli allenatori del genere, che sono quei tipi di allenatori che tu ascolti e cerchi di fare quello che ti dicono e sai che sei in una ottima posizione per ottenere il successo. Mi faranno penso anche una statua, perché sono tutti e due molto, molto tosti, quindi non c'è veramente pausa né fisica né mentale, però ho sempre voluto giocare al più alto livello che potevo spiccare, quindi è veramente una fortuna essere sotto questi due allenatori. Chiara, si respira, ci sono ovviamente tante motivazioni come hai detto tu, quanto queste motivazioni sarà difficile o facile metterle poi in campo quando conterà davvero? Beh, sarà difficile perché comunque il livello è alto, lo sappiamo, penso che abbiamo tutti i numeri, le carte in regola per far bene. Quanto è difficile fare la doccia qui? Abbiamo visto su Instagram che hai postato delle immagini divertenti. È un disastro, sono in guerra con tutte le convenzioni dell'altezza media, guarda. Casino. Sei troppo alto, almeno nel letto ci stai? In diagonale. Qui fa freddo, quindi il pinguino non me l'accendete stavolta almeno. No, perché non c'è poi, l'aria condizionata non c'è, notate, che poi è meglio non accenderlo se fosse. Grazie, buon allenamento.